Ci siamo. Allora, buonasera a tutti, buonasera. Grazie per essere venuti intanto, grazie a Paola per averci invitato, per aver organizzato in questi 3 anni questo bel evento. Io sono Francesco e insieme a Giovanna siamo proprietari del ristorante Osteria Mazzoni a Barzago, qui invece è Alessandro, il mio secondo in cucina, anche perché siamo io e lui, forse il secondo. Oggi siamo qua per parlarvi di forse un argomento che conoscete bene tutti, che è la pasta fresca. Naturalmente la pasta fresca non in modo tradizionale, noi cerchiamo un attimino di reinventarci, quindi studiamo magari le ricette della tradizione, cerchiamo di dargli una chiave un pochino diversa, anche per cercare di stupire un po' il cliente che ci viene a trovare. Come primo lavoro, voglio parlare della pasta fresca Anido d'Ape, che è un piatto che io ho creato prendendo spunto da un viaggio che abbiamo fatto in Puglia. Quindi nasce da questo dessert che si chiamano le cartellate, non so se qualcuno di voi li conosca, che praticamente è questa striscia di pasta che viene poi avvolta su se stessa, leggermente pizzicata, fritta e passata nel burro. Quindi la sua forma finale è come se fosse un nido d'ape perché ha tutte le cellettine e gli spazi. Quindi io pensando, ho detto, perché non rifare la stessa cosa con la pasta fresca, quindi poi chiuderla in modo così e poi condirla con un sugo e quindi avere come se fosse un ravioli aperto, quindi una cosa un po' così. Adesso vi facciamo vedere, Alessandro, come impastiamo noi la nostra ricetta della pasta fresca. Quindi partiamo da una farina 00 naturalmente, con un basso contenuto proteico per evitare la formazione di troppa maglia continua, quindi poi sarebbe troppo elastica. Quindi io consiglio sempre di usare una farina molto debole, con un valore proteico molto basso, per aiutarci poi nella fase, quando andremo a stendere, non sarà una pasta che quando la tiri torna indietro, quindi meglio fare così. Quindi farina e uova. La impastiamo. Le proporzioni sono, per questa ricetta qua io uso molti tuorli, quindi sono su 3 grammi di farina, sono circa 7 tuorli e un super più, sono 140 grammi di tuorli, quindi sono circa 7 tuorli e un uovo. Quindi è una pasta bella, esatto. E il risultato finale è questa qua. Adesso poi mando Alessandro. Finita, magari se volete la facciamo passare, che magari sapete un po' la consistenza. Tanto io Il succo della fontana è sempre valido, cioè Sì, il succo della lata, adesso. della farina fontana, quello che in mezzo è sempre lungo e sempre Non buono. hanno sempre ragione. Facciamo così. Probabilmente la facciamo vedere. È stata un anno ai ristoranti, diciamo, planetari, alle macchine, perché naturalmente il quantitativo di pasta che facciamo. Mi abbasso, scusate un attimo qui, perché non si fanno gli occhiali, se no o vedo o sto con Naturalmente adesso io uso la macchina anche per un problema, cioè ho fatto anche di tempo per vedere, però anche a casa adesso il mattarello va bene lo stesso. Ovviamente cerchiamo di aiutarci con la tecnologia. Tema che si rappresenta molto la pasta fresca e comunque tutte le preparazioni
apparentemente semplici e che facciano un po' sentire il ristorante come essere a casa, che secondo noi, e secondo anche la ristorazione in questo momento, è un po' il tema, no? Quindi cercare un attimo di tornare a delle cose un pochino più solide, dei concetti un pochino più, anche un po' terra terra, no? Volendo, quindi mangiare una buona pasta fresca, una torta che non deve per forza avere chissà quali ingredienti preparatori per essere buona. C'è un po' stato secondo noi questo ritorno un pochettino alle cose semplici e questo non vuol dire che siano banali. Quindi noi presentiamo questa pasta che è la pasta Lido che ci ha fatto un po' così riscoprire questo un po' straordinarietà nel quotidiano, no? Quindi la pasta Lido è la prima, poi svelare. Poi abbiamo la pasta paglia e fieno, come per esempio la pappardella, che tra l'altro potreste assaggiare anche in questo momento al nostro ristorante perché abbiamo appena inserita in menù, quindi prendiamo proprio il paglia e fieno come concetto, quindi di avere due tipologie di pasta chiara e verde, dove noi usiamo per la parte fieno veramente il fieno, quindi è questo qua. Ovviamente ci facciamo, ci portano il fieno, per me il fieno trattato, tutto naturale, quindi è 100% edibile. Noi lo prendiamo, lo laviamo, tutto è, lo facciamo tostare in forno e poi lo frulliamo. Quindi facciamo una polvere molto molto sottile che poi andremo ad unire ad un impasto classico di pasta fresca. E quindi questa qui sarà la parte della pappardella del fieno, con la paglia. Invece per quella verde, che sarebbe quella con il fieno, usiamo delle erbe spontanee. Quindi anche queste qua, c'è una ragazza che ce le raccoglie per noi, che le raccoglie su in Valsassina, lei va due volte a settimana, ce le raccoglie, ce le porta, sono tutte erbe spontanee che crescono nei boschi. Così. Quindi noi usiamo queste foglie qua, le cuociamo in acqua bollente, le raffreddiamo, le frulliamo e le estraiamo la conchiglia. Che uniamo ad un impasto, sempre di pasta fresca, leggermente diverso da quello lì, con meno uova, perché aggiungendo già una parte liquida, se aggiungessimo lì un'altra parte di galletta, quindi abbiamo modificato un po' la ricetta, e il risultato finale è questo qua. Quindi è una pasta verde fatta a clorofilla e erbe spontanee. Quindi unendo questa pasta verde e la pasta col fieno, che oggi non abbiamo, no. Però abbiamo il fieno. Un po' di immaginazione. Facciamo le classiche pappardelle e paglia fieno. Perché non potendola assaggiare, quindi che adesso è in carte, quindi esatto. Un buonissimo ragù di coniglio. Esatto. Quindi anche proprio questo è il concetto che volevamo portarvi oggi, partendo da una cosa che c'è cioè una preparazione che può essere semplice, cercare di dare una chiave differente. Poi presentiamo il ravione, quindi il raviolo, quindi entriamo nella categoria paste farcite. Anziché magari preparare da due piccoli tanti in un piatto, magari viene preparato uno grosso con all'interno la farcita particolare che poi ci verrà a puntare per la sua questa magari. Allora, questo qua è il passaggio, come dicevo prima, quindi abbiamo steso una pasta con la macchina o una mezzo palla, abbiamo fatta non troppo fine, deve avere una consistenza. Me, i ravioli, cioè lo spessore della pasta dipende un po' dal ripieno che usiamo. Quindi ogni ripieno ha uno spessore giusto. Poi a me specialmente la pasta piace sentirla sotto i denti, cioè piace la masticazione, a me da buon toscano masticare a me piace molto. Quindi la lasciamo leggermente spessina, poi con l'aiuto di questo macchinario qua, ma anche con un semplice coltello, andiamo a ricavare delle strisce di pasta. Stiamo tanto in piedi. Basta.
Ok, quindi ci richiamiamo le strisce di pasta, sono circa spesse 4 cm e lunghe 60-70, non più piccole perché sennò riusciamo a fare con l'aiuto un po' di... Andiamo praticamente un po' di acqua, andiamo a dare dei pizzicotti cercando di lasciare queste, come possiamo chiamarle, queste... Esatto, che poi andranno a ricreare il nido d'acqua. Quindi andiamo a pizzicare bene la pasta, che si deve attaccare, lasciandola così, in questo modo. Sì, tanto poi dopo ci mette un bacio. Ah. Esatto, andiamo a pizzicare tutta così. Cercando di fare le vaschettine di circa almeno 3 cm, un po' piccoline. Poi, una volta ottenute, assicurandosi che siano ben unite, se no in cottura si vanno ad aprire, e cominciamo a rotolare su se stesse. Così. Mentre la rotoliamo e la pasta si tocca, la andiamo sempre a saldare. In modo molto naturale, lasciamo che decida lei di andare, non andiamo a... noi andiamo solo a lavorare in questo modo qua, così. E unisci tra loro le tastine aperte? Sì, non è okay. Essenziale, cioè unisco tra loro, quando giro si attacca, li unisco, okay. Dove va, non vado troppo a forzarla, la lascio molto naturale e questa va a formare poi tutte le... spazi. Importante, esatto, che se l'andate a rifare o anche a casa così, che è molto carina, che è molto buona, anche questa qua, che è cotta in acqua e poi saltata anche con un po' di burro, con un ragù dentro, è molto buona. Quindi l'unica cosa è che mi raccomando le saldature che siano belle saldate. Ok, questo qua. Togliere, esatto, e questo è il risultato finale. Farla girare. Della pentola, se facciamo una pentola di casa così, 3 alla volta, 4 alla volta, però sì. Anch'io al ristorante quando le uso così le cuocio anche insieme senza problemi. No. Esatto, il risultato finale. Questo nasce da una ricetta tradizionale pugliese. Abbiamo fatto. C'è anche questa. Ok, poi di qua, questo è un altro tipologia di pasta che facciamo al ristorante nei mesi un pochino più freddi, che serviamo in grotto. Sono dei ravioli vuoti, quindi praticamente la stessa tipologia di pasta, noi la andiamo a piegare in questo modo qua, e quindi è come se fosse un cappelletto
però è vuoto, quindi è solo pasta. Quindi noi, la nostra idea era di creare il raviolo, i suoi ingredienti scomposti. Quindi noi, con il ripieno di carne, il cappelletto, abbiamo fatto un ragù. Quindi usando tutti i tagli della carne per il cappelletto, quindi manzo, vitello e maiale, la mortadella, la noce moscata, tutti i classici ingredienti di un ripieno di cappelletto, abbiamo fatto un ragù. Quindi abbiamo fatto anche un soffritto, l'abbiamo fatto andare. I ravioli abbiamo cotti, posacciati con un po' di burro, quindi noi li serviamo con il ripieno sotto, questi ravioli vuoti e poi a parte un brodo di un ristretto di gallina che andiamo a servire così. Quindi anche questa è un'idea partendo da una ricetta tradizionale dei cappelletti in brodo, abbiamo cercato di dare una chimica che hanno un pochino più. Una cosa interessante, studiando un pochino la storia del raviolo, della pasta fresca, proprio a livello anche italiano, proprio della storia del prodotto, emerge che diversi anni fa, quando c'era più anche povertà sulla tavola, questo era un ottimo modo per mangiare quindi solamente pasta, il raviolo, e in brodo, ma il brodo era, ti dava l'illusione di mangiare il raviolo ripieno di carne, quando invece la carne non c'era per motivi anche economici. Invece, quindi noi abbiamo un pochettino cercato di giocare con questa cosa antico moderno, riproponendo la cucina di ristorante. Poi chiaramente noi il ripieno l'abbiamo messo. Però è interessante vedere la storia di tutto, come si evolve nel tempo. Adesso i passaggi che sto facendo per tirare la pasta è un passaggio molto importante per far sì che la consistenza della pasta sia ottimale, quindi farla andare ogni passaggio passando sempre di uno, sempre di uno, sempre di uno lo spessore, in questo modo la pasta si stende, una volta raggiunto lo spessore più sottile ripiega su se stesso, quindi creando sfoglia all'uomo perché è sfogliata, e poi dopo ripetendo il passaggio in questo modo si forma glutine e la pasta in cottura avrà una consistenza molto più piacevole. Sì, se volete, sì, grazie. Siamo.
pasta, siamo dall'uovo, con le principali ingredienti diverse, abbiamo aggiunto la clorofilla, quindi naturalmente che gli dà questo colore verde. Abbiamo aggiunto dentro un ripieno di formaggio di capro e erbette macinate insieme e adesso andiamo a chiudere questo raviolo, cioè questo raviolo unico. Anche qua la pasta l'abbiamo lasciata un pochino leggermente più spessa, anche perché essendo un raviolo unico che non sarebbe un po' anche la porzione così, quindi abbiamo aggiunto un po' più di lo spessore leggermente più alto. Abbiamo messo di piena, adesso andiamo a chiudere i bordi, abbiamo una forma più possibile. Ok, quindi questa bella forma andiamo a passare leggermente, poi con l'aiuto di un cucchiaio, che ha una fattezza in questo caso, un bel cucchiaio, quindi col dorso di una posata, andiamo a saldare ulteriormente il bordo. Aiutatevi con un po' di farina, come faccio io. E la clorofilla? E questa è la clorofilla. Si può ricavare anche a casa. La clorofilla, esatto, si può ricavare benissimo anche a casa. Al posto delle erbe spontanee potete usare tutto ciò che è verde. Gli spinaci, le diete, la cicoria, tutto ciò che ha foglie verdi. La clorofilla è la parte verde sostanzialmente. Quindi per ricavarla basta cuocere l'acqua bollente, raffreddare e frullare. Potete naturalmente aggiungere la ripieno formaggio di capro e biete, frullate insieme, sì, esatto, sì. E poi la serviamo, al ristorante la prendiamo con un po' di burro fatto tostare e una cialda sopra parmigiana. Vediamo un attimino un po' di spinta così. E, sì, la ricetta di questa pasta qui è esatto, un po' diversa, come se prima c'erano 7 tuorli e un uovo. In questa ricetta qua usiamo solo l'uovo e sono 2 uova. No, un uovo. Per 300 grammi di farina è un uovo. Giusto? Sì, un uovo. Un uovo e 350 di clorofilla. Siete quello della matematica? È l'unica. 112 grammi e mezzo di clorofilla su 112. 110 per info, scriveteci una mail. Se avete bisogno. Quindi non fai l'estrazione tu, no. Estrattore, frulli e quindi una polpa. Non scarto niente, no. Ok, perfetto. La uso, sì, la uso tutta. Questo. Adesso sto facendo un'altra ricetta da un'idea che mi è venuta mentre stavo facendo i ravioli. Stavo facendo i ravioli e stavo pensando già alla prossima carta. Iniziamo sempre avanti. Quindi, qua sto facendo è l'impasto sempre verde. Usiamo nella ricetta che ho pensato io, ho usato quello normale, però è uguale, cioè, il concetto è quello. Stiamo parlando di un concetto di usare l'ingrediente, quindi un concetto di della pasta fresca, cercare un attimino di inventare una catena di diversa. Quindi ho pensato di fare questa. Mi è venuto in mente mentre stavo facendo i ravioli del pin, che sono i ravioli
chiamano finte, che vengono pizzicati, poi vengono passati con tagliapasta e vengono dei ravioli piccolini. Sostanzialmente il metodo di farli è questo qua, sostanzialmente. Quindi mentre stavo girando così ho detto, ma se io non lo pizzico e lo lascio intero, questo qua, quindi ho praticamente la forma di una pappardella larga, dove al suo interno aggiungo tutto il ripieno, adesso qua è venuto anche un po' più lungo. Quindi poi lo chiudo in questo modo qua, quindi avendo tutto il ripieno dentro, ovviamente sto facendo una pappardella ripiena. In questo modo qua, poi dopo l'andremo a chiudere così, a saldare leggermente, dove al suo interno possiamo aggiungerci una salsa, un condimento, di un formaggio, quindi poi la forma finale sarà questa qua. Quindi partendo da una pappardella larga con un ripieno, io adesso ho usato un ripieno di vitello, ripieno di carne tradizionale per ravioli, riusciamo a dare una forma un pochino più divertente. Questo qui è il ravioli del clima invece, abbiamo fatto sempre lo stesso passaggio di passare di pieno, poi l'abbiamo leggermente arrotolato e adesso clean, pasta fresca piemontese, pizzicotto perché viene pizzicata e questo qua, quindi a formare. Di un taglierino, ma così, ma anche con la parete, anche un coltello. Andiamo a tagliare nel mezzo dove c'è la saldatura. In questo modo, tagliando, si forma dei ravolini. Oggi ho voluto portare la pasta fresca perché per me è un alimento che mi piace molto, io lo uso molto, perché ti dà la possibilità di giocare con le forme, no? Perché basta avere un attimino di fantasia e ti puoi anche divertire, no? A giocare, a fare ravioli, così. A me piace molto farla, infatti quando dobbiamo farla io sto pomeriggio in cucina con la macchina a fare la pasta fresca, sarò un po' pazzo. Comunque sì, mi diverto anche la pasta verde o con altri tipi di farina, con la farina di castagne, con la farina di grano saraceno, il grano arzo,
mi piace perché ti dà la possibilità di spaziare sia su come fare la pasta, sia come ripieno, è proprio, piace molto. Sì. Questa qua che non abbiamo parlato, questa adesso che ci siamo dimenticati, è semplicemente acquafarina, quindi è una pasta povera, dove da me giù in Toscana si fa molto, specialmente per fare i cuci. Se qualcuno di voi li conosce, sono praticamente gli spaghettoni grossi formati solo da acquafarina. E anche con questi qua si possono fare dei ravioli senza problemi, è una pasta povera, quindi è la dose è farina, ho usato 150 di farina, 150 di semola e la metà di acqua, quindi 300 g di farina e 150 di acqua, semplicemente impastato. Girare la pasta così per sentire un po' la consistenza. Adesso ci saranno un po' seccate perché naturalmente stanno qua in aria, specialmente quella verde si è un po' seccata. Ho fatto anche un po' di vino. Il consiglio che vi posso dare è quando fate la pasta fresca, naturalmente fatela sempre riposare, almeno un'oretta in frigo, infatti come sto facendo io adesso, infatti non sarebbe il massimo perché avendo appena impastata, tende, quando andiamo a stendere, tende a ritirarsi, quindi cercate sempre di far rilassare il glutine, si stressa anche il glutine, oggi, e quindi cercate sempre di non lavorarla mai appena impastata, dateli sempre un'oretta in frigo. Se no adesso fare che fatica a stenderla. Frigorifero coperta, altrimenti l'umidità del frigorifero aperta si va a permettere poi anche la stessa struttura del un contenitore, una bacinella, Grazie.
fatica perché ogni volta che andava a stendere, avendo impastato adesso, questa si ritira su se stessa. Quindi. Però il lavoro che si fa con la macchina si può fare benissimo con un mattarello e senza. Riusciamo a ottenere una sfoglia abbastanza sottile anche col mattarello, quindi non importa per forza avere la macchina, non importa per forza avere le attrezzature così. Si riesce benissimo anche con un mattarello e poi a forma così si può fare ravioli, si può fare il tuo se no altrimenti si può fare. Vai, tagliatelle, pardelle, taglio lì, prendo un po' da riusciamo a lavorare bene, esatto, senza l'aiuto della macchina. Qua, esatto, la sfoglia che stava tirando Alessandro, questa qui è semplicemente acqua e farina, quindi anche non so, nel ristorante per le allergie, chi è allergico all'uovo, cose così, siete a casa, non avete le uova, volete fare un raviolo, non avete gli ingredienti, acqua e farina, e riuscite a fare una sfoglia che si lavora allo stesso modo una sfoglia all'uovo. Farvi capire un attimino anche l'etica che c'è alle spalle della progettazione e della realizzazione di piatti, soprattutto al ristorante. Io una delle cose per cui sono rimasto altamente colpito, ho iniziato a lavorare con Francesco,
che era la ricerca dello spreco zero. Facciamo il caso della pasta verde, facciamo la nostra clorofilla che alla fine, in questo caso, vabbè, sono erbe spontanee, a casa faremo lo spinacio, avanza questa clorofilla, la cosa più matematica è cosa si faccia adesso. Nel ristorante facciamo poi una essiccazione di questa pappettina, di questa clorofilla, che poi diventa frullata una polverina che è, penso, forse la chiave di volta di tutti i piatti dell'osteria. Ogni piatto dell'osteria ha dentro una sua polverina, che è alla fine anche un concentratissimo di sapore. Quindi abbiamo un soffice di patate, un purè, quindi avremo la polvere di patate finita con la pelatura delle patate, quindi anche la buccia delle patate non la andiamo a buttare. Le cipolle, quando si fanno le cipolle, viene fuori una quantità di buccia di cipolla che è una cosa impressionante, anche quelle essiccate, frullate, e quindi poi sul piatto andiamo a trovare tutta quella serie di prodotto che matematicamente la maggior parte dei ristoranti purtroppo vanno a buttare. Soprattutto è una quantità di sapore che così occupa anche meno spazio, è piccolino, un vasettino piccolino, che è molto 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 importante. Quindi sì, quando ad esempio facciamo la pasta, anche quell'avanzino di clorofilla, perché sì, un po' la matematica ci aiuta, però l'occhio tante volte è forse più scientifico, ecco, la parte di avanzo non viene buttata e viene addirittura valorizzata ancora di più sul piatto. Sì, cerchiamo di non buttare, cioè noi primi che lavoriamo naturalmente col cibo, con le materie prime, così se non siamo noi primi a credere in un concetto di antispreco, credere un attimino di cercare di valorizzare tutto, ma nel rispetto del prodotto dell'alimento e del cibo, ma anche di chi c'è dietro. Cioè, può sembrare una storia che si è già sentita, però è la verità, cioè, perché è un rispetto del cibo, ma anche di chi ha lavorato per raccogliere la carota, di chi è, e quindi noi cerchiamo il più possibile di non buttare via niente, cerchiamo di utilizzare tutto, anche degli animali, ad esempio, degli scarti, adesso usciamo un attimo fuori tempo, però possiamo uscire un attimo fuori tempo, anche delle carni o degli animali, così, le ossa, le carcasse, noi facciamo i fondi, che sono le salse o i brodi. Quindi se usiamo il vitello, le ossa del vitello, lo mettiamo via, ma facciamo la salsa che poi andrà a condire il piatto dove c'è il vitello. Quindi cerchiamo il più possibile di rispettare, è un rispetto secondo me importante. Sì. Domande? È possibile avere un mezzo chilo per sì, ma adesso aspetta perché arriviamo i prezzi qua dietro. Grazie per essere venuti. Grazie.